Teddy. Vai dietro. Vado, eh? Vai, vai. Dice si zannella. Teddy, vai dietro, eh? Ora io non più, guarda. Però se ci spieghi cos'è la zannella. La zannella è ora c'è da guidare. Avvallamento, sì. Nella parte vicina al guardrail, giusto? Mm-hmm. Quelle lunghe, dici? Sì, quelle che vanno un po' soltanto. Va dai lavori. Non ci si vede un po'. Ritendi? Sì, eh. Lo smog, l'unico smog che si trova in Norvegia è dentro questa galleria. Si parte? Sì, sì. Sali tranquillo. Ah, vai. C'è nessuno che mi dice vieni. No, vai, si può andare. Adesso parte all'improvviso, rimaniamo qua sulla pensilina. Non ce la fa a farci la foto stamattina. Adesso ci dice no, non potete salire sul traghetto. Sì, va, per dire, si sono venuta qua e ora arrivato là. Ti dice che dalla parte di là c'è il tunnel di 8 km sott'acqua. Ha detto da andare, andiamo. Ha detto da andare, dice vai pure. Quindi anche stamattina abbiamo fatto tunnel, ponte, traghetto e basta. Adesso andrebbe un caffè. Ma c'è qui? No, magari. Ho paura del mare. Teddy, vieni che è finito il traghetto.
Danimarca dentro e Norvegia fuori, eh. Troppo caldo dentro. Ma guarda come se la gode lui, eh. Quando sei pronto per addentare questo tramezzino mega, ti accorgi che dentro c'è la carta. Ogni fetta c'è la carta e va scombinato, capito? Così, tac. Io, veramente. Ora ce n'è ancora uno? Sì, ma perché ora lo sdoppio. Tipo, uno ora lo faccio col peperone, il cetriolo, e quest'altro ora lo faccio con l'uovo. Sì, se no. E c'era la carta così. Levati, Teddy. Vabbè, questo è uno spuntino che facciamo viaggiando veloce, perché stamani bisogna fare oggi, bisogna fare chilometri, chilometri, chilometri. Anche perché con questo tempo qua, più riusciamo a salire, meglio è. Meglio è, sì. Adesso ho sbagliato, eh. A non leggere le indicazioni bene. E chiudono la strada. Infatti si diceva, guarda che bella strada, non c'è nessuno, bella, bella. Peccato che si è fatto un errore di 50 km. Vabbè, però abbiamo visto cose belle, bei panorami. Sì, molto. Però un errore di 50 km. Sono 100. Sono 100. Meno male la benzina ce l'avevamo. E via, si torna indietro. Ma la cosa più assurda è stata la calma di quel signore quando gliel'ho chiesto. Ho detto, scusi, ma la strada qua è chiusa, mi fa, certo. Fatto e quindi di tornare indietro. Ho detto, ma è lontano? Ah, lo so. Bene, allora, detto questo, siamo risaliti in macchina e via. Adesso, dov'è che stiamo andando? Eh? Una parola. È un parolone. Un posto strano, ora. Vabbè, comunque sia, una ventina di chilometri li avremmo già fatti. Adesso per educazione faccio come hanno fatto loro a noi, mi spanalo a lui. No? Ma che lui ci sarà di casa, fatti l'affari tua. Perché, a dire la verità, e qui capisci proprio il tipo di persone che abita qui, in un paio di persone, tra cui un ragazzo su un trattore, ci ha sfanalato, ci ha fatto un cenno con la mano, quando si è detto, ma sicuramente chiacchierava da sé. Invece ci voleva dire che la strada era chiusa. Un altro ci ha sfanalato, gli ho detto, amore, ma vedi, ci sta qualcosa che non funziona. Dopo che ci ha sfanalato la seconda macchina, tempo 5 minuti, eravamo. C'era la sbarra nel mezzo della strada. Capita. Via. Adesso si va a sto paese, vediamo un po', dormiamo. Poi però, per dirla tutta, ora le cose come sono, io te l'avevo detto, guardavo, c'è il cartello, dice che la strada è chiusa. Tra una quarantina di chilometri è chiusa. Lui, niente. È lui che sta lì. Io no, niente. Io ho detto, ma figurati, sarà poi uno svincolo. Ma lo invece svincolo no, non c'è c'era. Solo una strada. Va bene. Beh, ci vediamo dopo. Ciao. Stasera il lusso di dormire in una casina, eh? Ti piace, Teddy? Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Piastra a induzione, pronti via. Microonde. Poi cosa c'è? La lavastoviglie è fondamentale, la lavastoviglie, puoi mettere. Poi cosa abbiamo? Una camera, due camere, tre camere, le scale dove per batterci i denti la sera. Guarda bellino, raccolta differenziata fatta per bene, con tutti i sacchettini, questo. Quello non si sa cos'è.
e il bagno, molto spartano ma bello. Bene. Sì, allora, hai detto cosa c'è? C'è due camerine. Ci sono due camere. Sì, faccio le camerine col capo che ci manca. Una e due. Ah, ecco, mi sembrava strano infatti che e la vista. Ottimo, direi, eh? Direi di sì. Va bene. Ogni tanto ci vuole comunque per spezzare un po' anche. Cosa sono oggi? 8 giorni di 8 giorni che siamo in giro. Oggi è mercoledì? Sì. Quindi sì. Poi dopo, guarda che ti vediamo da di qua che ti mangi la zampa, eh? Poi dopo sti 50 km di errore, oggi un po' di comodità. Sì, ci stava. Via. Perché si spezza la quotidianità e raddrizziamo la schiena, quello sicuro. Dormire un attimo in un letto, va bene. Via. Ci sta. Ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao.